Siamo qua con Fabrizio Brancoli, vice direttore con Delega al Piccolo. Oggi per la seconda volta la riunione del giornale si svolge all'esterno della redazione. La prima volta è stata nel Salotto Buono di Trieste, Caffè degli Specchi. Oggi la scelta è ricaduta sulla periferia e su quello che è un po' il simbolo, cioè il quadrilatero di Melara. Perché questa scelta? Un collega l'ha chiamata Magnificenza Brutalista, è un luogo speciale. Davvero, davvero unico, difficile e altrettanto ricco di risorse e di opportunità. Perché? Allora, innanzitutto perché ci piace che il giornale cominci a lavorare in alcune giornate altrove, perché altrove è il luogo dove i giornalisti devono stare, non solo nelle redazioni. Noi veniamo da molti anni nei quali, insomma, per tutta una serie di motivi anche sensati, il cronista era quasi costretto a stare davanti al PC, alla scrivania, in uffici chiusi. Adesso vogliamo affacciarci di nuovo nelle città dove, insomma, credo che già respiriamo i problemi e le situazioni che si vivono, ma insomma sempre di più vogliamo far vedere che il piccolo c'è e sta in mezzo alla comunità. Perché invece qui, nello specifico, perché abbiamo già fatto una riunione di redazione nel cuore di Trieste, nel centro più storico e più, come dire, simbolico che si possa immaginare con Piazza dell'Unità d'Italia. E vogliamo trasmettere proprio l'idea che il piccolo è ovunque, è altrove ed è ovunque. In questo caso, appunto, si affaccia in un quartiere che dal centro è distante, che ha altre problematiche, che ha altre dinamiche e che noi vogliamo in qualche modo raccontare e rappresentare. Allora iniziamo come sempre dalla cultura. La cultura, noi domani apriamo con oggi abbiamo discusso prima di situazioni sul festival Scienza e Virgola della SIS, diretto da Paolo Giordano, che ci sarà, sarà a Trieste dal 16 al 21 maggio, l'ottava edizione. Sì, con lo sport nell'A1 terremo la Triestina, naturalmente dopo terza vittoria di fila tornerà in campo sabato ad Arzignano perché naturalmente vista la Pasqua tutti i campionati si giocano in anticipo il sabato e quindi il punto su questa squadra che comunque ha ritrovato un suo equilibrio. Divisione Trieste-Udine siamo di fatto una grande famiglia e quindi ci aiutiamo anche laddove non arriva l'uno arriva l'altro o comunque i temi comuni, per esempio il Superbonus riguarda Trieste tanto quanto Udine e quindi ci mettiamo d'accordo chi lo sviluppa oggi, lo sviluppiamo noi, lo sviluppate voi. Noi possiamo dire noi siamo un po' più impegnati sul fronte Varzila, che per esempio è un tema che a Udine non interessa perché la fabbrica è da noi, no? Allora noi gli diciamo noi ci occupiamo di più di Varzila, magari voi occupatevi di Superbonus e poi unendo le forze alla fine lavoriamo tutti meglio. Ecco, rispetto alla prima volta, stavolta c'è stato un invito ai Uno scatto, residenti, ai esatto. cittadini di raccontare le storie, le segnalazioni, un giornalista che le raccoglie. Adesso vediamo se funzionerà, però noi ci mettiamo a disposizione. Cioè vogliamo creare virtualmente, ma anche fisicamente, uno sportello, un angolo nel quale un bravissimo nostro cronista incontrerà i cittadini, che noi speriamo essere anche lettori del nostro giornale, che potranno, come dire, comunicargli e confrontarsi con lui, spiegando quali sono i loro problemi, le opportunità, le proposte, le proteste che vogliono portare avanti. Sempre per questo intento che forse i politici chiamerebbero campagna d'ascolto, adesso va molto di moda questa espressione, ma che credo che serva molto anche a un operatore dell'informazione come noi.